Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Oggi video collaborazione con le Cindy Girls. Naturalmente il link come sempre nell'info box qua sotto. Vi invito di andare a visitare anche il loro canale per vedere anche il loro video. Di cosa parleremo oggi? Parleremo delle 5 buone abitudini mattutine. Io naturalmente vi farò vedere le mie abitudini mattutine, loro faranno vedere le loro abitudini mattutine. Ma prima di lasciarvi al video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un like, mi raccomando, per supportare il mio canale che non costa nulla. Ma vi voglio anche dire una piccola cosa. Allora, nel salotto di Laura in live, che sarà penso verso fine febbraio, avrò un personaggio particolare, un personaggio di cabaret. Vi voglio solo dire che ha fatto anche Zelig. Oggi mi impasto la lingua, non vi voglio spoilerare più di tanto perché voglio mantenere la curiosità su questo personaggio. Quando sarà ora saprete tutto. Intanto guardate il video. Prima abitudine mattutina, la faccio sempre prima di alzarmi dal letto, è la respirazione corretta. Sapete come si fa la respirazione corretta? Mo' ve lo spiego. La respirazione corretta è quella che parte dal basso, non è quella toracica, è quella del diaframma. Se voi fate adesso il tipo di respirazione che vi dirò io adesso per 3 volte al giorno, vi porterà dei benefici. Allora, inspiriamo per 3 secondi, tratteniamo per 9 secondi e espiriamo in 6 secondi. Questo va fatto 3 volte al giorno. Io lo faccio mattino, verso pomeriggio e poi verso la sera prima di andare a dormire. Vi assicuro che vi porterà dei benefici, ma bando alle ciance e proviamo. Cominciamo. Seconda buona abitudine è questa. Alla sera faccio bene la pulizia del viso, tolgo trucco e vado a dormire, una buona crema idratante, vado a dormire. Al mattino mi alzo, dopo aver fatto la respirazione, lavo bene il viso con l'acqua, solo acqua e fredda, tampono bene, poi passo una crema al latte d'asina e il contorno occhi. Questo è ottimo, dura tutta la giornata, sia è per una base trucco ma anche se voglio stare solo in casa. Vi lascio la recensione qui nelle schede sopra perché ho già fatto un video su questi prodotti qua. Terza buona abitudine, antibiotico naturale. Prima di colazione ne prendo un cucchiaino. Cos'è questo antibiotico naturale? È un miscuglio tra miele, propoli e polline. Anche questo, ho già fatto il video su questo antibiotico naturale, vi lascio la scheda qua sopra e andate a vedere se avete intenzione di vedere come viene fatto. Io lo prendo in autunno e lo prendo in primavera. Vi assicuro che io non ho mai avuto un raffreddore prendendo questo antibiotico naturale. Miele, polline e propoli è una bomba. Quarta abitudine e consigli. È la colazione. Sto seguendo una dieta, ma ormai l'ho fatta mia, è proprio un mio modo di mangiare. La mia colazione è con latte, caffè e 30 grammi di cereali. Cereali possono essere integrali ma anche di grano, poi in base a quello che a voi piace. Comunque a me piace i cereali, quelli integrali e anche di grano, uso quelli. Ma
in questa linea, cominciando dal mattino, poi io arrivo fino a sera con questa dieta particolare, che è una dieta testata dall'ospedale di Padova addirittura, e io la sto seguendo, è adatta a tutti perché è equilibrata al massimo, sempre le schede qua sopra, perché ho fatto anche il video su questa dieta dove ci sono le proporzioni, i consigli alimentari, sono consigli alimentari, io l'ho fatta, non sono una dietologa, è solo un consiglio alimentare che io seguo quando voglio perdere un po' di peso, come ora, seguo questo tipo di dieta dove mi dà da mangiare di tutto e di più senza soffrire la fame. E dopo aver fatto colazione mi alzo presto al mattino, perché mi alzo alle 6:30, quindi faccio in tempo a fare tutte queste cose. Dopo aver fatto colazione mi metto a lavorare, ma alle 11:30 tante volte stacco, specialmente adesso che le palestre sono chiuse, faccio attività fisica online, sempre con la mia palestra. E faccio un'ora di palestra, faccio un'attività che si chiama Effect Fit. Praticamente si tratta di 4 minuti di attività aerobica e 4 minuti di attività anaerobica giù a terra con una scheda personalizzata. La potete fare benissimo anche voi, alternando, oppure quello che io vi voglio dire, non è necessario che voi fate il tipo di attività fisica che faccio io, però un'oretta al giorno di attività fisica farebbe bene. Io sono abituata a un'ora al giorno, però il periodo ideale dell'attività fisica sarebbero 3 volte alla settimana, 3 ore. Io ne faccio 6, non faccio testo. Quando non faccio attività fisica in casa, esco, vado a camminare e mi faccio una decina di chilometri, ma sono abituata e l'ho sempre fatto. Vedo che seguendo queste mie abitudini mi sono sempre trovata bene e continuerò a farlo. Vi ringrazio di essere arrivati fino qua, vi abbraccio, vi bacio tutti quanti, stretti stretti, perché so che mi state seguendo in parecchi e questo mi fa solo che gran piacere, perché questo non sono follower, come si dice, ma siete tutti amici. Quindi vi ringrazio ancora, vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao!